sono Gabri Ponte, guardami, sono uguale a lui, oggi nel Wender Show, ho deciso di fare una roba diabolica, voglio richiamare per la seconda volta, sì, lui, il vecchio di Orbassan, quindi fagli un secondo test di personalità, siamo pronti, andiamo! Test di personalità 2. Al vecchio contadino di Torino, quello che dice... Ma che è la... Ok? Iniziamo con una tecnica diversa, iniziamo con... Sì, e allora mi hai telefonato. E allora, cosa c'è? Chi cerca? Pronto? E allora vaffa al culo. Ok, siamo pronti a chiamare il balordone. Speriamo che risponda. Allora, vediamo. Pronto? Eccolo. Pronto? Sì? Mi hai telefonato. Ma senta un po', noi è tre giorni che a quest'ora ci sentiamo, io ho telefonato a nessuno. E non lo so io cosa fa. Io non so, io non la conosco. Ma perché? Come ha suonato? Ma via da. Cosa ha suonato il telefono? Ah, io non lo so. Ma come mai mi chiami a quest'ora? Non lo so, se lei non mi dice chi cerca. Ma io non cerco nessuno, io non ho telefonato, non ho fatto il numero di niente. Si vede che c'è il telefono che non funziona, sia il mio o il suo, non lo so. Ecco, io sono un semplice contadino, un semplice cittadino di Orbassano. Lei è un contadino di Orbassano? Se stesso, lui. E io sono un pensionato di Orbassano. Perché mi è da badare? Non ho capito. Pronto? Sì? Carete? E ben? Carete? Ma no, ma che ci sia qualcosa in rete che non vada, non lo so, il telefono, perché tutti i giorni, adesso tre giorni che mi telefoni a quest'ora, che io non so niente. E non lo so io cosa, quella parola lì non la conosco. Ma non conosci cosa? Cos'è? Né carete, né niente. Ma no, la rete telefonica, ci sarà qualcosa sulla rete telefonica. Ma lui non si è riconosciuto, allora, non è possibile. Ma io cerco nessuno, io non ho telefonato, non ho chiamato nessuno. No, lei non deve rompere i coglioni. Ma come faccio a rompere i coglioni che io non telefono? Ma io non cerco nessuno, carete. Io non cerco nessuno, carete. No, carete, lei non ha capito. Ho detto forse ci sarà un guasto sulla rete telefonica, capito? Ma via davanti. Ma via davanti. Non ho capito. Oh, ma via davanti. Pronto? Sì? No. No. Ma se io non ti telefono, e allora vaffanculo. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, non esitare a contattarmi lasciandomi il suo numero di telefono. Scrivi a wender@dj.it.